Stefano Vinti, allora ci siamo, il 27 si vota, la sua ennesima creatura politica quale sarà quest'anno? C'è nessuna creatura politica da fare, purtroppo arriviamo alle elezioni per le gravissime responsabilità del PD, ancora più gravi per la data imposta così a brevissima scadenza. Ovviamente occorrerà che la sinistra sia presente a questa scadenza elettorale, rivendicando da un lato tutto quello che di positivo c'è stato in questi 50 anni, contribuendo in maniera determinante a portare una povera piccola regione prevalentemente agricola, una regione industrializzata, altissima qualità della vita invidiata in tutta Italia, a un alto tasso di civiltà. Questo percorso così positivo si è spezzato nel corso degli anni per responsabilità ovviamente delle classi dirigenti nel loro complesso, ma anche della politica, e al netto dello scandalo di Concorsopoli ha determinato la rottura del rapporto di fiducia tra la sinistra e i suoi popoli. Vabbè, ma adesso ci pensa il segretario Verini, no? Ha candidato Andrea Fora. Beh, intanto Verini non è il segretario, è in commissario. Vabbè, insomma, non so se decide lui. Candida e se pensa di apparecchiare per tutti, penso che è l'ennesimo atto di arroganza, di presunzione, per salvaguardare gli interessi del suo partito e non gli interessi della nostra regione, perché la nostra regione avrebbe invece tutto l'interesse in un passaggio come questo a costruire una nuova coalizione, che non è il centro-sinistra, che non è la sinistra, ma è una nuova coalizione che deve comprendere i 5 Stelle, i movimenti civici, un PD profondamente rinnovato, i socialisti, la sinistra, i radicali. E vabbè, ma no, un candidato come Andrea Fora rappresenta un centro-sinistra, no, destro, ma un candidato ideale, no, per fermare la Lega. Sì, ma non è Verini che può apparecchiare per tutti. Una ma nuova, perché ha deciso Verini? Una nuova coalizione, beh, sembra che Verini ha deciso in quanto commissario che un candidato che si è proposto dei civici, poi tra l'altro smentito dall'altro grande firmatario che è Luca Ferrucci su questa candidatura, dovrebbe essere il suo candidato. Se è il suo candidato, auguri. Penso che ha siglato l'ennesimo errore politico e certifica la sconfitta della sua parte politica. Vabbè, comunque lei è un esperto di sconfitte, Vinti, lei insomma. Non c'è il minimo dubbio. Io sono un perdente perché ci avevo ben altri obiettivi, ci abbiamo ben altri obiettivi, che è quello di cambiare il mondo, non quello di aggiustare qualche concorso. Vabbè, che c'entra, perché hanno truccato anche il concorso da Campanaro, ma niente di particolare. Via. Vabbè, questi sono problemi che qualcuno affronterà, certo. Qualcuno si deve rinnovare profondamente, non è che si può far finta che questa vicenda non incida. Vabbè, insomma, voi fuori non l'appoggiate sicuramente. Ma io i nomi non le faccio perché... E perché? Scusa, ma perché non dipende da me, perché occorre, prima di pensare ai nomi, bisognerebbe pensare ai programmi e alla coalizione. Questo sì, ma punto. Fra una settimana si vota, no, più o meno. No, fra una settimana non si vota, c'è tempo per fare tutto. Certo, poi se il PD voterà, chi vuol votare? Non è che è un problema. Essendo una minoranza dell'elettorato, farà come crede. Vabbè, ma voi siete sempre all'opposizione, destra e sinistra. Io sempre all'opposizione. Io sono stato consigliere regionale, per quanto mi riguarda, rappresentando una forza politica molto forte. 10 anni in consiglio regionale e 5 anni in giunta. No, all'opposizione, sono sempre al governo. Vabbè, insomma, niente, in attesa del 27 ottobre che la Lega prenda la regione, perché se continuate così la Lega ha vinto tranquillamente. No, continuate chi? Se continuano così. Vabbè, ma anche voi non è che... No, noi chi? Noi chi? Che responsabilità? Ma appoggiate Fora, no? Ma che vuol dire appoggiate Fora? Ma che Fora, ma che vuol dire? Io l'ho vista una volta, Fora. Appoggiate Fora su che progetto, su che cosa, per fare che? Ripeto, con diciamo una fibrillazione anche dentro il movimento cosiddetto civico, che già si sono espressi che non sono d'accordo. Vabbè, voi continuate che la T6 e Squarta ve squartano veramente le prossime elezioni. Squartano, non so, squartano,
Vabbè, ah, giochiamo, no? Ma sì, mi sembra che Forza Italia ne era accordo comunque. Con Squarta. Vabbè, allora. Però non lo so, queste non sono questioni. Si vince o si perde con un altro schema. La Lega perde se c'è uno schema nuovo, che riguarda un progetto nuovo, che non può interessare metodi antichi, superati, arroganti e presuntuosi. Occorre costruire una idea di Umbria che è imperniata su il cambiamento, il rinnovamento e la trasformazione sociale. O ci sono questi elementi che si mettono assieme, oppure non c'è mossa del cavallo, tipo ci prendiamo uno e lo candidiamo, che può vincere. Vabbè, Stefano, tu te stai a incartare, io no, voto. No, io sono incartato per niente. Sono stato chiaro, prima ci vogliono i programmi, dopodiché ci vuole una coalizione del tutta nuova e poi viene fuori il nome. Se non ci sono questi passaggi, la sconfitta c'è. Vabbè, io voto Andrea Fora, lei faccia come gli pare. Io tifo Juventus. Ah, bene. Chiaro.